Non capita tutti i giorni di assistere ad un'asta delle idee. È accaduto a Tiene, nella sede dell'azienda Miriade, dove si è svolta una nuova tappa del progetto Concorso Libero Accesso, promosso da Confartigianato Vicenza. Una fase importante dell'edizione 2013 di Libero Accesso, l'iniziativa di Confartigianato Vicenza ispirata al Design for All, che aiuta le imprese a perfezionare prodotti in modo che possano essere facilmente utilizzati da ogni potenziale consumatore, indipendentemente dall'età o dalle capacità fisiche, si è svolta nei giorni scorsi con una battuta d'asta dei progetti elaborati nel corso dell'iter di studio, al quale avevano partecipato, come previsto dalla procedura, designer, imprenditori ed esponenti di associazioni sociali partner in rappresentanza degli utilizzatori. Una cinquantina erano le richieste rivolte ai gruppi di lavoro, riguardanti prodotti che spaziano dall'uso quotidiano allo sport, dalla mobilità alla sicurezza, dagli elementi di arredo fino ai giochi. E dopo aver quindi agevolato il contatto tra domanda del mercato e progettisti, con questa sorta di gara, una novità rispetto alle passate edizioni, si è voluto favorire l'acquisizione delle soluzioni innovative da parte delle imprese. Tutto ciò per offrire loro la prospettiva di ampliare i mercati di riferimento, un programma che punta quindi alla brevettazione e all'entrata in produzione delle nuove idee. Sono stati 7 i progetti che i designer hanno illustrato, dal lavandino ad altezza variabile a un dispenser di farmaci, dagli armadi studiati per rendere più accessibile il contenuto a strumenti che consentono di strizzare una spugna senza fatica, dal cavatappi facilitato ai parapioggia per chi ha difficoltà di deambulazione. Ora le squadre, comprendenti designer, imprenditori e rappresentanti dei potenziali utenti, parteciperanno all'annuale concorso che premierà la migliore invenzione. Chi si aggiungerà all'etichetta lettura facilitata, al girosvita che semplifica l'apertura di bottiglie e alla libreria rotante Coney Island, vincitrici degli anni scorsi. Tutte le informazioni sul sito liberoaccesso.com.